Ma importante certamente, e insperata, sai, la speranza c'è sempre, se no saremmo rimasti a Cogoleto, non saremmo neanche venuti. No, ci si sperava, sapevamo che era difficile, è una squadra completamente nuova, giovanissima, ancora molto da imparare, però c'è molto margine di miglioramento ed è una vittoria che ci fa morale, ci dà quel briciolo di convinzione che probabilmente se avessimo già avremmo anche fatto il secondo tempo. Non l'abbiamo fatto perché avevamo quasi timore di continuare ad aggredire e attaccare l'avversario, però ti ripeto, è una squadra molto giovane e quindi ha bisogno di pagare un po' di scotto di categoria. Queste sono vittorie in trasferta contro una squadra esperta, contro una squadra che in questa categoria fa bene da anni e ci fa un morale, ci dà fiducia, è quello che avevamo bisogno. Ci sono ambizioni per quest'anno oppure sarà un anno di transizione? No, noi sappiamo di avere un gruppo giovane, inesperto, ma bravo. Ambizioni abbiamo quelle di far bella figura perché rappresentiamo una cittadina che nei dilettanti ha sempre fatto bella figura e vogliamo continuare a fare bella figura. Poi, sai, quello che viene, noi il risultato del campo lo accettiamo sempre col sorriso sulle labbra. Domenica prossima? Domenica prossima abbiamo il Masone in casa e, sai, con questa vittoria speriamo magari di portare di nuovo il grosso pubblico a Cogoleto e speriamo di continuare a fare risultato, senza dubbio, ce la metteremo tutta. Allora, mister Pascal, una sconfitta che brucia. No, non brucia più di tanto, anche perché loro ci hanno insegnato sul piano della determinazione, sul piano della voglia, della grinta, come si gioca per poter vincere delle partite. Quindi brucia sicuramente perché è una sconfitta in casa, però noi dobbiamo anche renderci conto che la forza della nostra squadra è l'umiltà, la concentrazione. Se pensiamo di poter fare altre cose, diventiamo deleteri, non riusciamo a giocare, visto che il secondo tempo è stato negativo. Il primo tempo diciamo che potevamo anche meritare il vantaggio, c'è stato un gol non gol, una traversa, due traverse, poi dopo il gol loro la partita non fa più testo, anche perché siamo andati in barca e non siamo più riusciti a organizzare un minimo di azione da gol. Forse il quinto posto dell'anno scorso ha esaltato un pochino la squadra, i giocatori. Ma sì, è quello che ti dicevo adesso, cioè la nostra forza l'anno scorso è stata l'umiltà e la concentrazione. Adesso se perdiamo quelle caratteristiche rischiamo anche di brutto perché non è facile giocare con nessuno. Questa era una squadra di ragazzini, ci hanno messo la concentrazione, la grinta e fenomeni non ce ne sono in queste categorie e quindi vedi che basta poco per poter cambiare il volto di una squadra. Domenica prossima, pronto riscatto? Domenica prossima, adesso in settimana lavoreremo per cercare di capire quello che stiamo sbagliando, che secondo me è proprio una questione psicologica, mentale. E andiamo ad affrontare una squadra che è una buona squadra, è stata strutturata da quel che ho visto per vincere il campionato, quindi sarà una partita difficile. Riscatti noi non ne dobbiamo fare, dobbiamo solamente pensare di giocare partita per partita e cercare di fare sempre il miglior risultato possibile. Della Vuelta di Spagna e Giubboni logicamente mi dice subito che non è stato neanche oggi fortunato Alex Zülle e ce lo spiega. Ma Zülle è un gran cronometrista, è un ragazzo completo, però purtroppo sia a questo mondiale che alle Olimpiadi è sfortunato in quanto lui ha un piccolo problema visivo, quindi porta gli occhiali e purtroppo col brutto tempo, con l'acqua non riesce a dare il meglio, anche perché appunto ha una minore visibilità rispetto agli altri atleti. Peccato perché ci sono due grandi appuntamenti, una stagione a cronometro e tutte e due
più e queste cronometro ha dovuto partire con l'acqua e quindi parte più svantaggiato visto questo suo problema fisico agli occhi, quindi più svantaggiato rispetto ad altri. E infatti l'abbiamo già visto in difficoltà nella prima curva. Allora dobbiamo mandare da Adriano De Zanna e Sironi e Sgambelluri. Sabato prossimo campionato del mondo su strada, sia tu che Roberto gareggerete. Allora, le possibilità e i compagni di squadra. Le nostre possibilità sono buone, la condizione c'è, comunque tutta la squadra è al top e quindi vedremo cosa riusciremo a fare. Si parla tanto di Figueras. Sì, Figueras anche lui ultimamente ha vinto la Montpellier-Barcellona, quindi è in grandi condizioni. Vedremo, comunque siamo tutti sullo stesso livello e ognuno giocherà le sue carte. Grazie Gianluca, complimenti per quello che Grazie. Hai fatto. E allora insieme a voi logicamente vogliamo ricordare anche la Cappellotto che ieri è stata strepitosa, è arrivata terza, ha conquistato la medaglia di bronzo. Roberto Sgambelluri, sabato prossimo si giocherà il mondiale su strada perché dobbiamo dirlo apertamente, non facciamo modestia, parliamo chiaramente ai telespettatori e agli sportivi, il percorso si adatta a Roberto Sgambelluri mentre parte Uwe Peschel, campione tedesco e campione mondiale del militare a cronometro individuale. Certo, sabato sarà una corsa diversa dalla cronometro, una corsa molto lunga, impegnativa, dove si affronteranno il Comano e la Crespera che l'abbiamo visionata già in allenamento e alla fine sì, credo che il migliore vincerà su questo percorso senza dubbio, chi è che ha la condizione in questo periodo prevarrà sicuramente. Niente, io sono in buon periodo di condizione, spero che ci sia sole sabato perché vado meglio col sole, essendo un meridionale, come tutti i meridionali preferisco il sole che il maltempo. E niente, la nazionale italiana possiamo dire che parte con il maggior proposito a questa competizione. Speriamo di ottenere gli stessi risultati che abbiamo ottenuto a cronometro. Cosa vogliamo dire agli sportivi di Siderno? Che ti impegnerai a tutta? Sì, darò il massimo come sempre, seguitemi. Grazie Roberto, tanti auguri, in bocca al lupo per sabato prossimo, vi ringraziamo dei vostri interventi e io passo le cuffie a Massimiliano Martella, nostro produttore che ci aiuta qui in tribuna, lo spazio è quello che è. Allora, con Flavio Giupponi vogliamo andare intanto al traguardo, Flavio, per vedere un po' come stanno le cose. Intanto abbiamo visto Prozina e alla partenza adesso uno dei grandi favoriti della competizione, Tony Rominger che si è aggiudicato le gare a cronometro alla Vuelta di Spagna e quindi è arrivato caricatissimo in questo campionato del mondo che si corre in casa per lui, un Rominger concentratissimo e poi dobbiamo dire un Rominger che con questa stagione va abbastanza bene. Sì, Rominger ha trovato forse la miglior condizione alla Vuelta, ha dimostrato di essere arrivato a questo appuntamento in casa, quindi in Svizzera, al migliore della sua condizione e sta puntando un riscatto così di successi, visto che puntava al Tour, di riuscire a vincere il Tour, non si è riuscito perché ha trovato veramente un RIS incontenibile e qui in questo cronometro cerca di riscattarsi, visto anche la mancanza di Indurain, di riuscire a cogliere questa bellissima vittoria. Speriamo per lui perché è un corridore tenace, sa prepararsi al meglio, ha avuto un po' di problemi. Sì, però ha molta lucidità. Sì, siamo appena partiti, è un corridore che sa affrontare al meglio le curve, sa rischiare fino al punto giusto per non compromettere poi la gara, quindi è un corridore di una certa esperienza e di una grande forza. Vediamo che Rominger sta usando la bicicletta uguale a quella del record dell'ora, una Connago appunto che il mago di Cambiago ha preparato per questo titolo eridato.
Ma sì, è così. Rominger sta utilizzando una bicicletta più adatta alle sue caratteristiche, penso che l'abbia provata diverse volte con una forcella anteriore dritta per avere una migliore risposta ad ogni aumento e cambiamento di ritmo, e con due ruote lenticolari posteriore, mentre davanti una ruota sempre dalla Fiat, appunto a raggi, quindi per avere una migliore guidabilità nei punti veloci, quindi in discesa. E parlavo di Rominger, Flavio, che ha vinto tutte e due le gare a cronometro individuale della Vuelta di Spagna. In quella di Avila batteva Zülle, poi terzo Indurain e quarto Mauri. Intanto alla partenza vediamo Chris Boardman, recordman dell'ora, 9 vittorie a cronometro individuale in questa stagione. Avila batteva, dicevo, Zülle, Indurain e Mauri, poi nella penultima tappa ancora Zülle secondo, poi Jalabert e Nardello quarto. Quindi un Rominger che ha fatto capire che in Svizzera, qui in casa, giocava il mondiale. Sì, punta moltissimo sia questa prova e anche la prova di domenica, perché Rominger, oltre ad essere uno specialista nel cronometro, è un corridore che riesce a esprimere al meglio nelle corse in linea, ma soprattutto anche nelle corse a tappe, la propria bravura. Quindi qui è partito molto convinto, sostenuto da una grande condizione, e quindi vedremo nei prossimi chilometri quello che lui riuscirà a fare, ma soprattutto anche i suoi diretti avversari, i tempi che riusciranno a ottenere. Ecco, vogliamo parlare della bicicletta di Boardman, la protesi, il superiore al manubrio, e poi questo manubrio molto basso con delle canne particolari del telaio, non monta le lenticolari. Ma ha utilizzato questo tipo di bicicletta fatta in fibre di carbonio, senza appunto il tubo piantone laterale, quindi dove c'è di solito il portaborracce. Vediamo che però sta arrivando al primo rilevamento cronometrico dopo 13 km 500 metri ed è il primo intermedio, quindi buon tempo per Perón. Quindi dicevamo di appunto Boardman, una bicicletta particolare, quindi in fibra carbonia, dovrebbe essere anche una bicicletta abbastanza rigida e senza la ruota lenticolare posteriore. Probabilmente ha fatto questa scelta visto non la temperatura ma il vento e soprattutto l'acqua, e ha fatto segnale per avere una migliore guidabilità per la bicicletta. Intanto alla partenza vediamo Abramo Olano, vincitore l'anno scorso in Colombia del campionato del mondo e molto bravo durante la stagione 96, corridore tenace, uomo di classe, uomo di punta della Mapei insieme a Rominger, secondo nel campionato del mondo a cronometro individuale dello scorso anno vinto da Miguel Indurain e secondo alle Olimpiadi di Atlanta sempre vinte da Indurain. Abbiamo sentito Sola, non è al meglio della condizione atleta, però è qui, ha avuto una buona partenza, evidentemente è concentrato al massimo. Sì, è concentrato al massimo, un corridore giovane, completo e un gran corridore. Ha dimostrato di essere competitivo in tutto l'arco della stagione, non dimentichiamo al Giro d'Italia è arrivato secondo, ha vinto un cronometro veramente in modo secondo, ma non vinto, dietro a Berzin, e quindi è un corridore che è un lottatore, è sempre protagonista ed è sempre uno brillante e molto generoso, quindi riesce a dare tutto il meglio di se stesso in ogni competizione. Sempre inquadrato Abramo Olano, quest'anno è uscito alla ribalta, aveva programmato una stagione per ottenere risultati subito dopo la prima parte, infatti a ridosso del Giro d'Italia dove è giunto terzo, Giro d'Italia che è stato vinto dal russo Tonkov. Lì Abramo Olano, come vi ho detto, ha corso con il cuore, però ha ottenuto la terza posizione, infatti vinceva la prima corsa dell'anno al Giro di Romandia, il prologo al cronometro individuale, poi vinceva sempre la cronometro inserita nella corsa elvetica e la classifica finale, poi come vi dicevo ha concluso terzo al Giro d'Italia, è stato maglia rosa dopo il Giro d'Italia, è giunto secondo alle Olimpiadi di Atlanta, ha vinto l'ultima tappa del Giro della Galizia e poi ha concluso primo in classifica generale. Allora,
questo manubrio basso di Bordman, abbiamo parlato molto di questo corridore perché ha fatto una media al record dell'ora veramente eccezionale, è molto plastico in bicicletta, riesce a curare una posizione molto aerodinamica. Sì, un corridore specialista nel cronometro, ha dimostrato con il suo nuovo record dell'ora di essere un grande in questa specialità. Qui adesso appunto con i nuovi regolamenti luci, come abbiamo già detto ieri, è stato abolito questo tipo di manubrio molto allungato, quindi che poteva permettere agli atleti di avere una migliore aerodinamicità e quindi di essere anche più veloci, quindi tutti quelli che hanno dovuto ritornare al vecchio manubrio da triathlon, quindi aerodinamico, avvantaggiando Bormann, perché così sì, sarà più difficile poter battere il suo record a medie stratosferiche. Bormann, che recentemente ha vinto il Gran Premio delle Nazioni, una delle gare a cronometro più difficili da affrontare. Sì, una cronometro molto lunga e l'ha vinta veramente con distacchi abissali, quindi è un corridore che è quello più favorito, il più pericoloso, il più preparato per questa cronometro, quindi vedremo se il tempo lo potrà disturbare come è stato disturbato alle Olimpiadi. Poi prima del Nazione ha vinto il Gran Premio di Mers, l'altra corsa impegnativa al cronometro. Le ha vinte tutte, quindi gli appuntamenti più importanti al cronometro, Bormann ha dimostrato di essere il numero uno ed essere l'uomo imbattibile, quindi vedremo se anche in questo mondiale ripeterà le ultime risultati ottenuti nelle grandi cronometro. Sì, perché poi subito dopo, prima del Nazione, aveva vinto la cronocoppia con Peschel, il Gran Premio Telecom, e anche lì appunto, non essendo da solo ma con Peschel, è riuscito a superare avversari quotati, formazioni quotate. Sì, come dicevo prima, ha vinto tutte le cronometro più importanti a livello internazionale, dimostrando ancora una volta di essere un gran cronometrista, un gran corridore, e di essere arrivato anche lui nella miglior condizione a questo appuntamento, quindi a questa maglia ridate per cronometro al meglio della propria forma. Quindi è partito come numero uno, vedremo nei prossimi intermedi cosa, visto che i migliori corridori sono partiti a distanza di 2 minuti l'un con l'altro e tutti vicini, quindi farà a breve al primo passaggio, al primo cronometraggio dopo 13 km e 500 metri, avremo un po' la prima situazione della partenza, dopo appunto pochi chilometri i corridori come avranno affrontato questa prima parte di gara. Allora, per concludere con Bormann, vi vogliamo ricordare che ha ottenuto una media di 56.375, nel nuovo record ottenuto praticamente nel mese di settembre, quindi un Bormann a carico a questo mondiale. Noi fra poco vi lasceremo per dare la linea a tappeto volante di Luciano Rispoli. All'interno di questa trasmissione ci sarà il sindaco di Roma Francesco Rutelli, poi noi torneremo di nuovo all'interno di tappeto volante alle 15.35 per parlarvi della finale di questo campionato del mondo a cronometro individuale, molto appassionante perché qui ci sono veramente dei corridori fortissimi, dei corridori che hanno fatto grandi numeri nel 96. Intanto le cose sono cambiate al traguardo, al primo posto troviamo il polacco Tomasz Brocina con 51.50, al secondo posto Michel Blauzun, il danese, con 51.57, Boncia è andato in terza posizione con 52.44. Prima di concludere il collegamento, Flavio, vogliamo vedere dei passaggi intermedi al nono chilometro, se sono passati i migliori, vediamo se abbiamo dei rilevamenti. Allora, per il momento troviamo sempre Andrea Peron al comando al 13.05 con 19.18, secondo lo spagnolo Carlos Dominguez, terzo lo svedese Anderson con 19.29, quarto l'australiano Anthony Stephens 19.38, poi Tomasz Brocina che attualmente è il primo al traguardo con 19.54 e ancora un polacco, Dariusz Baranowski con 20.06, quindi Andrea Peron. Intanto vediamo Nardello a rilevamento, buono tempo, Nardello ha superato la lotta fra italiani
parliamo del 13° chilometro, ha scavalcato Peron, quindi dobbiamo dire, Flavio Giupponi, che i due italiani sono andati forte. Sì, gli italiani stanno andando molto molto bene, quindi speriamo che riescano a mantenere questo livello di condizione, quindi e speriamo per tutti, anche se purtroppo bisogna dire che i favoriti debbono ancora arrivare a questo rilevamento e speriamo che tutto proceda al meglio. Allora, il tempo a nostra disposizione è scaduto, lasciamo la linea a Roma a Luciano Rispoli per la trasmissione Tappeto Volante. All'interno il sindaco di Roma, Francesco Rutelli. Arrivederci, a più tardi. Stia trattando per il passaggio alla Banetto. Sembra che le trattative siano molto avanzate per prendere il posto di Indurain. Nardello intanto sta facendo il miglior tempo. Nardello fa il miglior tempo, 49 e 15, miglior tempo per 32 secondi su Peron. A questo punto bisognerà aspettare. Ecco la Lominger, nuova classifica, primo è Daniele Nardello con un consistente vantaggio nei confronti di Peron, mentre siamo ritornati. Nardello è sicuro del quarto posto e può sperare nel terzo posto, sia Rominger sia eventualmente Bormann, che dovesse pagare molto la Crespera, potrebbero dargli il terzo posto, potrebbero lasciargli il bronzo, il podio. C'è da precisare che il campione italiano in questa specialità è Fincato, che ha conquistato il titolo aggiudicandosi la Firenze Pistoia organizzata da Loretto Petrucci, Firenze Pistoia che quest'anno era valida proprio per l'assegnazione del titolo in questa specialità. Perché Fincato non è presente? Perché è un corridore ottimo anche per le corse in linea e Alfredo Martini l'ha voluto nella nazionale su strada, e quindi c'è stata questa scelta, anche perché Peron e Nardello soprattutto nell'ultima vuelta sono andati fortissimo. Peron è arrivato 9° in classifica generale e Nardello è arrivato 15°. Nardello fra l'altro ha vinto una tappa proprio su Peron, sono arrivati assieme in Alto de Naranco e sono fatto primo e secondo, quindi meritavano questa convocazione, mentre Fincato è utilissimo nella corsa in linea, come poi è stato bravissimo l'anno scorso in Colombia a Duitama nella prova di dilettanti, che è arrivato 5°. Sulla Crespera Rominger aveva un vantaggio di 18 secondi su Nardello, sempre per ora dobbiamo aspettare che arrivi anche Bormann per avere la classifica completa. A questo punto direi che Olano è fuori classifica, ecco, vedi che Bormann è secondo e quindi Olano ha un vantaggio abbastanza sensibile nei confronti di Nardello, quindi Bormann ha fatto una ottima Crespera, c'è da dire, quindi è un po' sorprendente questo risultato. Bormann sta lottando per l'argento, in questo momento abbiamo oro ipotetico Azzulle, argento a Bormann e bronzo a Rominger, con gli ultimi 8 chilometri di speranza per il nostro Nardello. Abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, torniamo immediatamente in diretta per questo splendido finale del cronometro Elite. Alex Azzulle, miglior tempo 48 e 13, un vantaggio nettissimo nei confronti di tutti gli altri concorrenti. Quarto Fondres in una giornata di pioggia ad Atalanta, Nardello quarto, quasi sicuramente. È sempre il maltempo che condiziona la prova dei nostri corridori, quindi aspettiamo l'arrivo di Rominger. Ecco, arrivando Rominger. L'intertempo al 32° chilometro sul a 26 secondi Bormann, Rominger a 41,83, Nardello perde a 20 secondi di ritardo nei confronti di Rominger, 41,83, 1,9 Nardello, poi 1,24 Peschel, sesto Peron 1,32. C'è da dire che Nardello negli ultimi 8 chilometri ha fatto lo stesso tempo di Azzulle, aveva un minuto in cima alla Crespera, aveva un minuto qui all'arrivo, quindi è andato molto forte Nardello, ha finito increscendo questa cronometro, è di buon auspicio per un eventuale, anche se difficile, terzo posto. Abbiamo parlato di tempo, maltempo che avrebbe potuto condizionare questa gara, lo ha fatto. Ma soprattutto credo su Bormann, perché Rominger ha fatto una grande prestazione, quello forse che direi è andato meno forte del previsto è stato Bormann, perché in questi ultimi tempi aveva vinto tutte le cronometro che ha fatto e certamente col fatto che aveva tutto il record dell'ora
faceva pensare che fosse il più forte, forse la pioggia, la caduta, ma soprattutto quello che abbiamo già detto noi, può il maltempo aver condizionato, certo. Borman coinvolto in una terribile caduta proprio nel cronoprologo del Tour de France, caduta nella quale riportò, investito dalla propria ammiraglia, riportò la frattura della caviglia e quindi fu costretto ad uno stop di un anno. Ecco, può essere stato psicologicamente condizionato. Certo, psicologicamente questa mattina quando si è alzato e ha visto il tempo, Borman non è stato allegro e sapeva che già correre una cronometro come questa di Lugano, con la crestera, con le salite, con le discese, sicuramente lo avrebbe impegnato in maniera particolare, molto di più del record dell'ora, ma poi il tempo lo ha indubbiamente condizionato. Qui siamo ritornati ancora, eccolo proprio, vediamo proprio la difficoltà, Borman, la difficoltà di affrontare le curve, ha la paura, proprio il terrore di scivolare, è una paura che ti rimane dentro dopo incidenti pericolosi e forse questo ha pregiudicato il risultato di Borman. Certo. Intanto Roscioli ci tiene a precisare che dopo in Lombardia correrà, parteciperò al Gran Premio Europa, una cronometro a coppie, proprio con Daniele Nardello, che oggi sembra, almeno che per quanto riguarda i tempi, dovrebbe piazzarsi al quarto posto. Quindi ecco, è il giorno dopo Lombardia, la domenica dopo, e parteciperemo insieme al Gran Premio Europa a cronometro a coppie. Borman nel finale di questo campionato del mondo a cronometro, 40 km e 400 metri, mentre sta arrivando Peschel che era andato fortissimo l'anno scorso in Colombia, inferiore la prestazione di Peschel, e quindi Peschel, il tedesco dilettante, va per il momento in quarta posizione. Il miglior tempo, ricordiamo, è quello di Zülle, 48 primi e 13 secondi, con una media di 50 e 258 per superare i 40 km e 400 metri qui a Lugano. Siamo ora nella scia di Tony Rominger. Tony Rominger abbatterà Nardello perché siamo ai 300 metri la conclusione, e quindi riuscirà a fare un tempo per Nardello. Comunque una prestazione straordinaria quella dell'italiano, che terminerà quarto in questo campionato del mondo a cronometro. Non dimentichiamo che Peron è quinto, quindi di questa classifica finale sarà certamente quinto, sì. Peron dopo Nardello ormai arriva. E vogliamo ricordare che nella crono femminile prima e seconda due francesi, con una italiana terza, primo e secondo due italiani nella crono under 23, primo e terzo due svizzeri in questa cronometro, mentre ecco qua, accolto da un lungo applauso, Tony Rominger che si piazza al secondo posto in questa classifica provvisoria con un ritardo di ben 41 secondi da Alex Zülle, un ritardo di sangue. Adesso si deciderà questa cronometro, il prossimo ad arrivare sarà Borman qui inquadrato, e non penso che possa battere Zülle, potrebbe fare una medaglia d'argento che a lui sarà un po' stretta, perché voleva vincere questo campionato del mondo, cosa che gli era riuscita due anni fa in Sicilia. E mi rivolgo a Vittorio Adorni, ecco, gli azzurri dominano le cronometro nelle categorie minori, juniores e dilettanti, si scompare o quasi tra i professionisti, i motivi? Ma questi motivi, i dilettanti, juniores certamente sono categorie inferiori, i corridori forse preparati meglio riescono a dare di più forse di altre squadre, nei professionisti poi molto spesso i corridori corrono, direi soprattutto le grandi corse a tappe, le corse lì non si dedicano magari al cronometro. Noi corridori al cronometro in ultimi tempi non abbiamo avuto un granché, perché Bugno è stato grande quando ha vinto il giro, ma poi è scomparso anche lui, quindi ci manca l'uomo è cronometro. È sicuro, a questo punto è sicuro, Borman non può più battere il tempo di Zülle, abbiamo seguito l'applauso con il pubblico svizzero, e certo è superato. Ecco, Alex Zülle, l'avevamo sempre detto, confermato, Alex Zülle in queste condizioni atmosferiche rende il 50% meno, oggi si è trasformato.
si è trasformato proprio perché è galvanizzato da una vittoria importante come la Vuelta. Erano molti anni, aveva fatto già due volte secondo la Vuelta, quest'anno è andato fortissimo, è stato il capitano della Once, lui ce l'ha avuto lotta, la meglio. Lotta per l'argento, 51, 52, 53, 53 ce la fa. Forman e argento per due secondi circa nei confronti di Rominger. E adesso vorrei impegnare la coppia Guerino Farolfi Roscioli per vedere se siete in grado di portare al nostro microfono Nardello e Peron. Il regolamento, il protocollo prevede che gli atleti che vanno sul podio non possono raggiungere la postazione microfonica, poiché Nardello e Peron purtroppo non sono saliti sul podio ma sono esattamente al quarto e al quinto posto. Vediamo se il tandem Roscioli con Guerino Farolfi riesce a superare il Cerbero di turno, vale a dire Miro Panizza. Allora la situazione sul campione del mondo, 48 primi 13 secondi, Bormann inglese secondo a 39,79, Rominger svizzero a 41,66, poi i due azzurri Nardello e Peron, quarto Nardello con un ritardo di un primo, un secondo e 86, quinto Peron 1,34,02, sesto il tedesco Peschel a 1,36,54. Il commento di Vittorio Adorni. Ma che credo che questa cronometro abbia un po' sovvertito i pronostici di quello che abbiamo detto noi in trasmissione, cioè che tutti era favorito tra tutti Bormann perché aveva dimostrato di avere grandi potenzialità, poi oltretutto in questi ultimi tempi aveva vinto tutte le cronometro che ha fatto. Questo svizzero Zul che vedete inquadrato in questo momento ha sovvertito il pronostico, soprattutto contro il maltempo, contro l'acqua che lui ha sempre sofferto e non è mai riuscito mentre a dare il meglio di se stesso. Mentre ripropone al rallentatore l'arrivo di Alex Zul. Questo fatto credo che sia il fatto più importante di questo mondiale, ma certamente Zul, Bormann, Rominger sono i tre corridori che erano favoriti, anche se poi è uscito dal lotto dei vincitori che all'inizio c'era stato messo Olano, ma Olano forse si sapeva che non era in grandi condizioni. Beh, Olano buona addirittura non voleva venire a fare il mondiale, sì, buona prestazione, il campione secondo del mondo me in carica che non vuole che preferirebbe non partecipare alla gara in cui difende il suo titolo mondiale è abbastanza significativo di quelle che erano chiaramente le condizioni non soltanto fisiche ma anche proprio psicologiche e morali di questo atleta, perché prendere una decisione del genere, e voi che siete stati corridori lo sapete meglio di me, significa veramente non poterne più. Ma lui ha corso tantissimo quest'anno, secondo me lui aveva corso tantissimo e voleva smettere, poi il fatto che forse andrà alla Banesto, quindi può darsi benissimo che a un certo punto lui abbia detto alla fine va bene, corro fino alla fine dell'anno, però Squinti magari gli ha dato il permesso di andare alla Banesto, perché se fosse rimasto secondo me ancora e rimanesse alla Mapei, la Mapei l'avrebbe anche tenuto fermo per fargli fare la grande annata quest'altro anno. Attenzione, ecco che sta arrivando Olano e non ha superato Peron, quindi è salvo il quinto posto di Peron, addirittura poi va, adesso c'è anche Dominguez, quindi addirittura insieme all'altro spagnolo, ecco, mancano ancora 100 metri alla conclusione di Abraham Olano. Olano che comunque anche oggi ha confermato di soffrire il freddo, avevamo detto le condizioni atmosferiche condizioneranno questo mondiale e così è stato, anche se tutti pensavano che il, eccolo qua, l'atleta che avrebbe più sofferto proprio per questo problema di vista sarebbe stato Alex Zul. Alex Zul che esce da trionfatore dal Giro di Spagna con la condizione al Giro di Spagna campione in casa, dicevano Nemo profeta in patria, ha smentito. Oddio, Zul è del San Gallo e in un primo tempo il mondiale svizzero si doveva correre proprio nella regione di San Gallo, invece poi sono stati dei problemi e è arrivato proprio all'ultimo momento Carlo Cattaneo, il responsabile dell'organizzazione, l'ex corridore professionista, ha corso tanti anni anche in Italia, Cattaneo, e ha salvato il mondiale svizzero che fra l'altro era stato anticipato, si doveva correre nel 97, si è corso
nel 96 per la rinuncia di Monaco, e di conseguenza all'ultimo momento è stata l'organizzazione ticinese che è riuscita a salvare questo mondiale, quindi non si è corso più nella zona di Zulle, e quindi Zulle ha potuto fare il profeta quasi in patria. Comunque vogliamo ricordare che il contratto di Olano con la Mapei scade nel 98. Abbiamo sentito il parere di Vittorio Adorni su questa cronometro, sentiamo quello di Davide Castagna. Ha vinto uno dei favoriti. Io pensavo che Bormann avesse la possibilità di vincere, anche perché aveva vinto tutte le cronometro in questi ultimi due mesi, era quello che aveva preparato in modo specifico questa cronometro, a differenza di Zulle e Rominger che invece venivano dalla Vuelta. Zulle è un corridore che quest'anno aveva vinto fra l'altro il prologo del Giro di Francia, un corridore che ha vinto 8 cronometro quest'anno, un corridore che ne ha vinto, questa è la 23esima vittoria cronometro. E quindi Trezzi chiarisce che con questo 23esimo successo Alex Zulle pareggia il conto con Bormann, anche se questo è un più che una vittoria, un trionfo. Sì, è un trionfo. Leggevo un'intervista di Zulle questa mattina, sarebbe stato contentissimo di salire sul podio, sperava di vincere ma non era convinto, non era sicuro, proprio perché gli avversari erano molto agguerriti. È stato bravissimo, è partito subito forte, ha dimostrato già allora, già nei primi chilometri, di attraversare una giornata particolarmente felice, e ha dominato il campo, anche perché Bormann negli ultimi 8 chilometri ha ceduto, è andato molto forte sulla crespera, ma negli ultimi 8 chilometri ha perso addirittura 15 secondi nei confronti di Zulle e tutti gli altri. Ecco, c'è stato un filo conduttore nelle tre gare a cronometro, donne under 23 e professionisti o elite che dir si voglia. Il vincitore è sempre stato in testa, è stato in testa in tutti gli intermedi, è successo con Sirone, è successo nella mattinata di ieri con Jenny Longo, è successo oggi con Alex Zulle, quindi il vincitore è sempre colui che interpreta la corsa pienamente al massimo, con un perfetto dosaggio anche di energie, senza troppi alti, senza troppi bassi, sempre con una continuità e con una regolarità che alla fine premia il miglior cronometro. Il miglior cronometro è sempre il più regolare, e il risultato di queste tre gare mondiali lo ha confermato. Un Alex Zulle che si è ripreso alla grande dopo il disastroso Tour de France, con la vittoria nel Giro di Spagna, con questa vittoria campione del mondo della cronometro. Si conclude con questa gara la serie delle prove contro il tempo. Riepiloghiamo i risultati, abbiamo incominciato con le donne. Ha vinto la francese Longo Ciprelli, al secondo posto un'altra francese, Catherine Marsal, a 48 secondi, a 54 secondi la nostra Alessandra Cappellotto. Dominio azzurro tra gli under 23 con Luca Sironi, campione del mondo, con Sgambellui a 52 secondi, terzo il tedesco Andreas Klöden a 57 secondi. E adesso la classifica finale del mondiale elite, vale a dire professionisti e dilettanti oltre i 23 anni. Alex Zulle, svizzero, vince coprendo i 40 km e 400 metri in 48 primi e 13 secondi con una media di 50 e 258, secondo l'inglese Bormann a 39 secondi e 79, terzo lo svizzero Rominger 41 e 66, quindi primo e secondo due francesi tra le donne, primo e secondo due italiani tra gli under 23, primo e terzo due svizzeri nella gara elite, quarto Nardello a un primo e un secondo, quinto Peron a 1,34, sesto il tedesco Pesker a 1,36. Si concludono le prove contro il tempo e quindi avremo sabato e domenica le due prove in linea. Sabato vi ricordiamo il collegamento in televisione alle ore 9 per la prova femminile, alle ore 12:30 per i dilettanti, mentre domenica una non stop dalle 10 alle 16:30 tra i professionisti, e con l'immagine di Alex Zulle, campione del mondo nella cronometro categoria elite, concludiamo la nostra telecronaca diretta da Lugano, augurandovi, gentili signore e signori, buon pomeriggio. Di Bartoli, poi sempre nelle prime posizioni c'è anche Riss intorno alla decima posizione, accanto a Riss c'è Rominger
poi Luc Lebranc, eccoli che passano con un ritardo di un minuto e passano nell'ordine Casagrande, Bugno, poi Faresin, Arrieta, poi tutti gli azzurri. Poi subito dopo gli azzurri è passato Luc Lebranc e nella scia di Luc Lebranc Bjarne Riis, ed eccoci con il gruppetto di testa, con Guidi che sta tirando con Hervey in seconda posizione. Io direi di mantenere le immagini della corsa e sentire dai box, ma mantenendo sempre le immagini della corsa, sentire dai box come si vive questa situazione. Giorgio. Allora Adriano, sono passati qui con un ritardo di 58 secondi, quindi il ritardo si mantiene sul minuto, l'avete visto anche voi dalle immagini, con Guidi che guidava il gruppo, scusa il gioco di parole, il gruppo dei fuggitivi, e con Casagrande che guidava invece il gruppo degli inseguitori. In mezzo c'era questa. E dunque in questo momento la situazione sembra proprio seguire quella logica di cui si parlava prima con Elli, che adesso viene intervistato per un momento dalla Radio Svizzera, quindi proseguirei il discorso con Vittorio Adorni, proprio perché mi sembra che le cose si stiano mettendo esattamente in quella chiave che avevamo immaginato, ed è quella chiave che viene data qui, l'interpretazione che viene data qui nella zona dei box. Cioè c'è Ferrigato che può ancora giocarsi le sue carte se resta nel gruppo di testa, se la fuga continua a proseguire, però ci sono Bartoli e Tafi ormai chiaramente indicati come le punte per noi. Sì, difatti Martini quando è passato con la macchina qua ha chiesto, ha fatto un segno a vedere se davanti erano uno o due, quindi ha chiesto se c'era solo Ferrigato o se c'era anche Guidi. Qui si sembra che Martini abbia, direi, parlato prima con i corridori prima di far tirare dietro la squadra. Certamente la nostra squadra dietro sta facendo uno sforzo incredibile per portare, per andare a raggiungere i primi, però alla fine porta dentro anche i grandi, quindi porta dentro Leblanc, Riis, Zalabert, quindi è direi un momento molto importante e difficile. Chiederei conferma ad Alberto Elli di questa situazione. Dunque Guidi davanti ha avuto un po' di difficoltà in salita, però è rientrata e qui sta ancora dando tutto il suo contributo, tutto quello che gli resta. Dietro siamo a un minuto con le carte, io credo che probabilmente siano proprio Tafi e Bartoli indicate le punte, visto che sono gli unici due che non stanno lavorando davanti. Sì, diciamo che stamattina che in partenza i nostri uomini principali erano appunto Tafi e Bartoli, perciò adesso sono ancora loro, sono rimasti ancora a riposo, al riparo, e gli altri stanno lavorando soprattutto per loro, ma anche non dimentichiamo che c'è Bugno, c'è Chiappucci, che però hanno lavorato parecchio, sono sempre in testa. È abbastanza strano vedere un Bugno che dall'inizio, da questa mattina, si fa vedere davanti e sta lavorando come un matto, soprattutto nei tratti più impegnativi, quelli in salita. Sì, probabilmente Gianni non ha delle buone sensazioni, perciò conosciamo benissimo tutti, è uno che si sacrifica volentieri per gli altri. E niente, probabilmente il fatto di tirare così vuol dire che avrà parlato sicuramente con Tafi, con Bartoli. Chiaramente non c'è stata una modifica tattica e si sta attuando il piano che era stato concordato, non ci sono stati inconvenienti, quindi in pratica l'ordine era: se non succede niente che ci obbliga a modificare, si va avanti così, e così stanno andando avanti. Sì, infatti diciamo che la fuga di Ferrigato e Guidi poteva essere buona per noi, ma evidentemente Martini, parlando con loro, avrà avuto delle impressioni diverse. Il fatto che Guidi si è staccato nell'ultima salita, anche se ora è rientrato, conferma questa sensazione, no Alberto? Sì, diciamo che comunque è una corsa dura e adesso manca poco meno di 40 chilometri, anche meno, perciò i chilometri stanno passando, le fatiche si stanno accumulando e Guidi avrà fatto la sua parte, adesso si è staccato, però è rimasto, non dimentichiamoci che c'è Ferrigato davanti e insomma Ferrigato, insomma, stiamo vivendo con un'atmosfera così di speranze e timori che si alternano, abbiamo questo cocktail di sensazioni, non sappiamo se essere ottimisti, pessimisti, contenti, scontenti, e dobbiamo soltanto aspettare minuto per minuto quello che succede.
Sì, è un bel suspense che c'è, però attenzione, è scattato Musso. Davanti non dimentichiamoci, c'è sempre Ferigato, perciò però intanto è scattato Musso, quindi io restituisco la linea ad Adriano per seguire meglio da vicino quello che sta succedendo in testa alla corsa. A te Adriano. Ecco, aveva già provato nella precedente tornata Musso, il suo attacco era stato neutralizzato, bloccato, ora su questo strappo riparte ancora Musso, mentre vediamo in difficoltà Puttini. Ecco perché Puttini non tirava prima, è che era stanco, mentre adesso sarà probabilmente Ferigato. È Ferigato che prova di chiudere Hervé, questo Hervé Untermacht e poi Ferigato, come dicevo, l'azione di Musso. Musso sta andando, avevamo forte, detto, mi sta attenzione. Sorprendendo, io non lo consideravo uno tra i favoriti, invece mi sta smentendo, anche se il campionato mondo non è finito. Guardate le ruote del Musso. Belga Musso, sono ruote speciali in carbonio, la ruota posteriore pesa un chilo, la ruota anteriore pesa 650-680 grammi, sono ruote ecco speciali. Ecco che arriva Giannetti, attenzione, eccolo. Scatto di Giannetti, Musso in testa, Giannetti si porta nella scia di Musso, poi dietro Giannetti c'è Untermacht. Vedete qual è il problema? Giannetti è riuscito a sganciarsi e il pubblico qui sul traguardo, le tribune si sono riempite, naturalmente accoglie con un fragoroso applauso l'azione di Giannetti. Ecco Musso che rallenta, vedremo, ecco che arriva Giannetti, ecco. Giannetti che sta andando a doppia. Il problema, e Alfredo Martino probabilmente l'ha tenuto in considerazione, è che con due uomini, Guidi sapeva che noi l'abbiamo imparato dopo un po', sapeva che era stanco, Ferigato stava anche bene, abbastanza bene, però non dava le garanzie necessarie, per questo ha fatto tirare, ha fatto portare la fuga a un minuto e poi ha aspettato, come tuttora sta aspettando, un eventuale attacco. Ecco Taffi, attacco di Taffi, questa è la seconda telecamera, Taffi ha ripreso Guidi, Taffi ha ripreso Guidi, quindi giustamente, come detto, avendo capito, avendo intuito che evidentemente la situazione in testa non consentiva di avere soverchie, ha sbagliato curva nettamente la curva Giannetti, di non essere troppo sicuri per i due uomini all'attacco, ha fatto portare il gruppo a una quarantina di secondi, ora esce Taffi, Giannetti ha sbagliato nettamente la curva e pensare che sono le strade di casa, abbiamo visto in difficoltà, mentre ecco che la regia ci ripropone Giannetti sbaglia completamente la traiettoria, rischia di finire tra le transenne, traiettoria stretta per Musso, ecco il tandem all'attacco, Mauro Giannetti e Johan Musso, attenzione, Mauro Giannetti, svizzero ticinese, grande stagione l'anno scorso, vincitore di grandi classi e poi un incidente terrificante, un scivolato durante, caduto battendo pesantemente il volto, numerosissime le fratture, ha subito parecchie operazioni di chirurgia plastica ed eccoci ormai con Musso e Giannetti, la situazione dal servizio informazioni, Musso 5 secondi per Musso e Giannetti nei confronti di Ferrigato, di Hervé e di Untermacht, poi a 18 secondi Puttini, a 40 secondi Taffi e Guidi che precedono di poco il gruppo. Grande azione di Giannetti, tu hai fatto notare la bici, hai fatto notare questo particolare, mentre la bici di Mauro Giannetti tradizionale, una bici in alluminio, mentre una bici in carbonio per Musso, ruote tradizionali, leggere ma tradizionali come quelle di una volta, non alto profilo, niente di tutto questo, mentre siamo in un'azione difficile, ecco, a questo punto diventa un'azione improponibile, perché anche se rientra Ferigato con Hervé e Untermacht, diventa difficile per lui controllare la corsa, perché avete visto scatti contro scatti, è una situazione difficile, mentre dietro abbiamo visto Taffi, probabilmente anche Bartoli sarà, mi piacerebbe vedere anche la situazione nel gruppo, perché è lì che questo non dipende da noi, no, assolutamente no, proprio dalla, è lì che sta lo sviluppo di questa corsa. Abbiamo già chiarito che le riprese in corsa sono effettuate dai tecnici della televisione francese, il servizio audio, il servizio di radiocorsa è del servizio regolare della federazione, che poi abbiamo questa nostra personalizzata con la regia di Cambuti, la TGS ha presentato questa
personalizzata che ci consente di vivere, di vedere quello che accade ai box. Abbiamo visto in ritardo Pistore. Tanto abbiamo visto Giannetti prendere un qualcosa dalla tasca. Adesso entrano praticamente in azione i zuccheri, zuccheri semplici. Ha bevuto due sorsi di queste sostanze, entrano in azione subito. Manca una mezz'oretta alla fine della corsa e quindi non si mangia più niente, non si prendono solamente zuccheri semplici. Quindi penso che tra poco Giorgio Martino abbia l'opportunità di sentire da Pistore come sono andate le cose, mentre ecco la situazione. Abbiamo allora due uomini a comando, Giannetti e Musso, all'inseguimento, ecco Undermacht, poi c'è Ferrigato e Puttini che è rientrato, quindi quattro uomini all'inseguimento, Ferrigato, Puttini, Hervé e Undermacht. Eccoli qua i due italiani, Guidi e Tafi. Vedete? Allora Guidi, avevamo tutti detto che si era detto che non sembrava in grado di reggere, invece vediamo che sta tirando a fondo. È proprio per questo che sta tirando. Prima ha tirato per Ferrigato, si è staccato e adesso in salita è stato raggiunto, in cima è stato raggiunto da Tafi, fa il massimo sforzo, la sua corsa praticamente finirà al ridosso della crespera e poi sarà Tafi che dovrà fare la crespera tutta per rientrare. Perfetta analisi tecnica, nel senso che avevamo appena detto che Guidi era in difficoltà, 14 secondi tra i due battistrada e i quattro inseguitori. Volevamo appunto che tu chiarissi questo momento particolarmente delicato. Avevi annunciato in partenza, porteranno il gruppo il più vicino possibile ai battistrada, poi partirà Tafi, è avvenuto puntualmente. Sì, Tafi e Bartoli erano gli uomini designati, più Tafi in questo giro e più Bartoli nel giro successivo. Tafi... Non abbiamo molti di giri ancora, eh? Sì, ma è qui che si gioca il mondiale, però i tre francesi, i RIS, devono fare qualcosa, non possono lasciare andare via un campionato del mondo così senza fare niente. Stanno male, ma se stanno bene devono attaccare e qui è Bartoli che deve entrare in azione. Allora possiamo dire sino a questo momento che tra i possibili, probabili vincitori, fra gli uomini che sicuramente avrebbero dovuto attaccare e non hanno attaccato sino a questo momento, c'è Riss, poi Jalabert, poi Virenque e poi Luc Leblanc. Praticamente questi quattro uomini, mentre ecco che Musso si volta. Allora riepiloghiamo la situazione, al comando il belga Musso, lo svizzero Giannetti, poi mentre vediamo Tafi e Guidi che si stanno portando nella scia di Ferrigato, Puttini, Hervé, Untermacht, che poi ecco i quattro diventano sei, vale a dire Ferrigato, Puttini che è svizzero, Hervé, Untermacht, Tafi e Guidi. Sei uomini all'inseguimento del tandem di testa adesso, formato da 14 secondi, dal tandem di testa formato da Musso e da Giannetti, e con questa situazione break pubblicitario. Luca, a tavola! Ma non lo vedi che c'ho gente? E portati anche loro! Ma come? Come stiamo, ci si fa? Vi piace Firenze? Firenze, la culla del Rinascimento. Tra le colline casolari, qui c'è un olio senza pari. L'estravergine Arabelli ha un accento inconfondibile. Da noi si parla come si mangia! E si sente... Love, lovable. Solo lui è Love Ring, il fascino più comodo che c'è. Da oggi c'è un nuovo Chief. Chief Gel Liquido. Lui è un gel con candeggina che liquida lo sporco più difficile e ti dà igiene dappertutto. E il pulito si respira. Chief Gel Liquido e la casa rivive di igiene e splendore. Siamo sempre a coccolarli questi figli. Perfino la torta a merenda. Una torta semplice semplice nutre a colazione, a merenda. Ma tu riesci a fare la torta ogni giorno? No, in frigo tengo Kinder Paradiso. La merendina preparata come farei io. Ingredienti genuini, soffice come appena fatta. Con tanta crema di latte fresco pastorizzato. Kinder Paradiso è la merendina dal gusto delicato. Kinder Paradiso, freschezza di gusto, fragranza di torta.
E ritorniamo in cronaca diretta con Mauro Giannetti. Tutto previsto, tutto calcolato. Guidi ha fatto la grande tirata e poi? E poi si è staccato. Tati è rientrato insieme a Guidi. Guidi ha continuato a tirare fino all'imbocco della crespera. A questo punto è Ferrigato che probabilmente si sacrificherà per Tati, perché sta dimostrando di essere in eccellenti condizioni di forma. Ed ecco qua Johan Musseu. Mi sembra leggermente soprapeso. No, è più o meno, è sempre così. La televisione ingrossa un po', mentre Giannetti mi sembra che stia andando veramente forte. Appunto la situazione è che a 20 secondi c'è questo gruppettino di 5 corridori, il gruppo ancora più staccato. Giannetti e Musso, quante probabilità dai a questo tandem di arrivare al traguardo? Ma alla fine, non al prossimo giro. Hanno buone probabilità di riuscire, anche se Tati sono convinto che abbia nelle gambe la possibilità di rientrare in questo duppetto. Vedete, Ferrigato si è staccato, Hervé si sta staccando, si è staccato anche Puttini, e a ruota di Tati è rimasto solamente Undermark. Quindi la situazione come previsto. Allora, due uomini al comando, vale a dire Musseu e Giannetti, poi siamo sui due inseguitori, anche su Undermark. Tafi che scatta e stacca anche Undermark. Tafi, abbiamo detto, a livello look c'era questa maglietta che avevamo visto all'inizio del campionato del mondo, io tifo Tafi ed eccolo là Tafi. Pensare che all'inizio dell'anno avevano detto se Tafi avesse vinto la Rubrea avrebbe rovinato l'Albo d'Oro, poi dopo le grandi vittorie ottenute da Tafi, iniziate con il Melinda Kles, proseguite poi con la Parigi Bruxelles e col Giro del Lazio, se Tafi avesse vinto, ma il se e il mai dicono in Toscana sono il patrimonio dei falliti, se avesse vinto anche la Rubé che invece è stata vinta da Musso, sarebbe stato indubbiamente l'atleta della stagione. La situazione e quali sviluppi può avere questa situazione? La situazione è che Tafi potrebbe anche rientrare sui due, però c'è un problema, che Musso è veloce, Tafi un po' meno, e quindi dovrebbe avere la forza, mentre ecco, vedete Virenque che scartina a pochi metri, vedete anche Leblanc, Dufaux. E incominciano a muoversi gli uomini che dovevano, anche se hanno aspettato ormai a quanto siamo, quando passeranno. Mancano una ventina di chilometri alla conclusione. Ricordiamo, quando passeranno sul traguardo suonerà il campanaccio rosso crociato, hanno usato proprio un tipico campanaccio per annunciare che alla fine di questo campionato del mondo, 63esimo della serie, mancheranno soltanto 16 chilometri e 800 metri alla conclusione. Primo campionato nel mondo nel 27, ordine arrivo, primo Binda, secondo Girardengo, terzo Piemontesi e quarto Belloni, e poi a scalare le vittorie degli azzurri, Binda ancora nel 30, Guerra nel 31, Binda nel 32, Coppi nel 53, Baldini nel 58, Adorni nel 68, Basso con Bitossi secondo nel 72, Gimondi nel 73, Moser nel 77, Saronni nell'82, Argentini nell'86, Fondrest nell'88, nel 91 e nel 92 Bugno. 15 vittorie italiane mentre vediamo Tafi, e mentre vi ricordiamo che in una precedente inquadratura la regia ci ha mostrato Faustino Coppi, ospite d'onore degli organizzatori, Faustino Coppi insieme a Pinarello. Ce la farà Tafi? Punto sono pochi e quindi è molto probabile che Tafi riesca nella questo prossima discesa. Undermart, il tedesco, faceva parte del gruppetto che si è ormai totalmente sgretolato dopo l'azione di Giannetti e di Musso. Ecco Musso. Che passano nell'ordine Hervé e poi Puttini. Anche Puttini era l'altro ed ecco cinese, ecco il gruppone con ancora parecchie maglie azzurre. È Bartoli che sta facendo lo sforzo con Zalaberta Ruota. Questo è Ferrigato. Ecco qui, diceva prima, Cassani diceva prima al penultimo giro Tafi, Bartoli. All'ultimo giro Bartoli. È il momento di Bartoli. Bartoli, Zalaberta, Virenque, Scartin nell'ordine, Luc Leblanc e poi Bugno, poi Riss, poi la volta di Bobrick, abbiamo visto nelle